amici lettori, ciao nuovi iscritti, ciao community della Gilda dei Lettori. Sono io il vostro Marco. Anzitutto grazie mille perché gli iscritti stanno aumentando e mi fa piacere che vi piaccia il canale. Farò tesoro dei vostri consigli. Come a molti di voi ho già detto, sto cercando di crescere, di migliorare sia il blog sia il canale YouTube, quindi piano piano cercherò di fare sempre meglio per voi, per avere uno spazio in cui condividere le nostre preziose impressioni sui libri che leggiamo e anche magari darci qualche consiglio. Brevemente, questo video non farò una recensione di romanzi o diciamo dei libri, se vogliamo, di narrativa o di letteratura, ma di qualche libro più pratico e utile magari a dare qualche dritta su come affrontare i colloqui o selezionare il personale presso magari aziende importanti. Perché vi ho detto, il mio spazio anche nella lettura cerco di avere sempre un bagaglio più ampio e non circoscritto. A tal proposito, io quest'idea mi è nata mentre parlavo con una nostra iscritta, Sara, che ha anche un bel canale YouTube dove fa delle composizioni musicali, è una compositrice, se così si dice, penso di sì, e vi metterò il link in descrizione. Ciao Sara, grazie per esserti iscritta. E di che cosa vi volevo parlare? Di due testi che comprai qualche anno fa quando stavo facendo una selezione per... come allievo direttore all'OBS, devo dire che questi libri, oltre ad essermi stati molto utili, devo dire che hanno avuto riscontro le notizie che insomma sono state scritte, quindi consigli veramente utili, pratici, che poi hanno avuto riscontro, quindi posso dire veritieri. Quindi non sono dei libri fatti con superficialità, anzi devo dire che sono fatti bene. Sono molto spiccioli e immediati, non sono dei mattoni, non sono letture pesanti, ma molto immediate. E poi il concorso, la selezione, superai la selezione il primo step, poi arrivai al secondo, il terzo non ce l'ho fatta. Infatti sono qui, ma in ogni caso sarei rimasto qui con voi senza dubbio. E devo dire che a distanza di qualche tempo feci la selezione anche come allievo carriera direttiva presso Esselunga, e anche lì superai sempre la prima selezione, il primo step, poi gli altri step no. Vabbè, non vuol dire che i libri non siano stati utili o non siano buoni, ma significa che magari cercavano un'altra posizione, un'altra persona, quindi che è diversa dalla mia. Però devo dire che questi mi sono stati molto utili perché ho avuto riscontro di quanto ho scritto. E parla al plurale perché non è soltanto un libro. Ad esempio, quando ho fatto la ricerca ho cercato immediatamente qualcosa che mi potesse aiutare a capire come affrontare la selezione e con quale diciamo spirito, con quale animo, con quali pensieri, perché questo è anche importante, perché avere dei pensieri positivi, propositivi, trasmettere sicurezza di se stessi, delle proprie capacità, anche competenza e non solo. Quindi in questo senso avere all'interno, dentro di sé, le idee chiare su come affrontare, con quale stato d'animo e con quali pensieri, ma anche con quali strumenti, che sono tanti, che leggendo questi libri vi verranno esposti, affrontare un colloquio che può essere individuale o una selezione di gruppo. Qui devo dire che sono stati molto utili perché vi dà tutte le indicazioni. Vi dico quali sono e poi vi anticipo qualcosina. Ad esempio, questo qui, il test di selezione aziendale, è un noto autore, si chiama Giuseppe Cotruvo, che scrive spesso di questa tipologia di libri su come superare i concorsi, come affrontare le selezioni aziendali, quindi è abbastanza noto in questo settore. Ve lo faccio vedere. Ovviamente cercherò di trovare questo libro su Amazon, e chi fosse interessato vi metto il link e ve lo potete comprare direttamente cliccando sul link in descrizione. Allora, inizialmente questo libro affronta, più che altro
Inizia con delle prove simulate per i concorsi, quindi molta logica, molte domande a risposta multipla con relativa spiegazione, ok? Quindi questo può essere utile anche per affrontare dei concorsi pubblici, dove ci sono domande di logica, risposte o domande di cultura generale. Qui ci sono vari esempi, faccio vedere qualcosina, ecco qui. Giusto per farvi un'idea, però quello che a me è servito, è stato più importante, è la parte che riguarda la selezione del personale presso le aziende. E qui devo dire che è molto utile perché ti spiega bene come arrivare preparato emotivamente, ma anche diciamo professionalmente, quindi ti dà delle indicazioni su come ad esempio informarti sulla storia dell'azienda, dove stai andando a fare il colloquio, informarti ad esempio quando è nata, perché è nata, avere una conoscenza di dove si sta andando a fare il colloquio dell'azienda, qual è lo spirito aziendale. Se ad esempio ha partecipato a degli eventi, a delle manifestazioni culturali oppure fa beneficenza, ecco, andare lì e conoscere l'azienda e magari vantare di avere appunto più dettagli sull'azienda, sulla storia dell'azienda, su quanto è impegnata nel sociale, sicuramente dà una buona impressione. E credetemi che ti spiega anche questo testo come buttarla lì, capito? Guarda, ho fatto i compiti a casa, la so, è molto utile. E ti spiega anche come affrontare, quindi anche emotivamente, l'impatto con la selezione, quella che può essere collettiva, perché molte aziende fanno così, le aziende più grosse fanno così, fanno un colloquio di gruppo e poi vanno a stringere. Quindi ti spiega come stare anche come atteggiamento posturale, come intervenire, quando intervenire e quando non intervenire, che posizione prendere, dà delle indicazioni molto utili. E devo dire che è spiegato in modo chiaro, semplice, non è difficoltoso. E un altro aspetto importante è che c'è il riscontro di quello che effettivamente è scritto. Io l'ho provato su due aziende grosse, OVS ed Esselunga, che sono stati selezionati dei test durante queste fasi di selezione, che effettivamente io avevo già letto qui delle procedure per fare la selezione di gruppo, che poi io già avevo letto qui su come affrontarle, quindi devo dire che 2 su 2 significa quindi che comunque hanno effettivamente avuto modo di verificare queste tipologie di test, non è una cosa campata in aria, quindi ve lo consiglio e sicuramente ne troverete beneficio. Però posto in essere ciò, io mi sono fatto la domanda, perché se effettivamente questo libro è molto pratico, ve lo faccio rivedere. Poi c'è anche un altro aspetto, cioè su come essere convincenti, su come essere sicuri di quello che si sta dicendo, su come affrontare anche la persona che ti sta selezionando, con quale atteggiamento sia mentale sia fisico affrontarla, come sostenere gli sguardi, ci sono tanti dettagli che chi ormai si occupa di selezione del personale tiene sempre a valutare, quindi è importante sapere cosa guarda il selezionatore, il perché fa determinate domande, il perché le pone in un certo modo. Quindi essere pronti a questo sicuramente fa sì che tu possa affrontarlo con maggiore serenità e preparazione. E altro a proposito, un vecchio amico mi consigliò in questo senso un altro libro che vi faccio vedere. È sicuramente simile, ma riguarda un altro aspetto. Infatti si chiama L'arte di persuadere di adesso chi era? Ah, eccolo qui. Di Birkenbiel. Spero di averlo pronunciato bene. In ogni caso ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Così se trovo su Amazon il libro in vendita, vi metto sempre il link in descrizione per acquistarlo. Allora, questo più che un libro sui concorsi o su varie tipologie di test che pongono in essere le aziende, si verte su altri argomenti, quello su come essere consapevoli delle proprie potenzialità e su come spenderle in maniera corretta con la persona che abbiamo di fronte, come sostenere una conversazione che vada verso una direzione che stabiliamo noi. Quindi
e come eventualmente magari cercare di recuperare dove magari si è mancato un attimo, perché la perfezione la lasciamo sempre al Signore, voglio dire, in questo senso non si può pretendere di essere perfetti, siamo sempre umani, gli errori ci possono stare, anche chi ci seleziona è una persona, anche questa persona avrà commesso sbagli, gaffe, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che durante una selezione importante ci sta un poco di tensione, un poco di emozione, però l'importante è saperla gestire e cercare di avere determinati pensieri, atteggiamenti mentali e fisici tali da poter cercare di comandare noi la conversazione. E questo libro ti spiega come farlo in modo dettagliato. E infatti dice come affrontare con successo i propri compiti di comunicazione, da colloquio e trattative difficili a discorsi in pubblico. Davvero utile, consigli molto come posso dire, sarei ripetitivo, davvero sono utili e pratici, sono molto efficaci, perché ti fa degli esempi anche con qualche disegnino, proprio per essere accessibile nell'immediato, perché anche l'effetto visivo fa la sua parte, cioè, se non ricordo male, per far vedere qualcosa, ecco. Ci sono anche degli esempi molto pratici, quindi è ben fatto, ben curato, è di facile comprensione, alla portata di tutti, ed è sicuramente utile per affrontare i colloqui. Quindi ve lo faccio rivedere, ragazzi, questi due libri sicuramente vi aiutano. Certo, non è detto che superiate il concorso o la selezione in un'azienda, però sicuramente vi danno un grande sostegno. Un altro libro che invece vi consiglio in maniera categorica che sicuramente vi aiuterà a superare il concorso o la selezione, soprattutto magari per i concorsi pubblici, fondamentale, per questo lo oserei dire quasi divino, è questo libro qui. Conosciute più a tutti, diciamo, l'autore è fantastico, oserei dire divino, eccolo qui. Se usate questo libro per superare i concorsi e con le sacre scritture, una preghierina, o se fate della selezione presso qualche azienda grossa, una preghierina, fatela sempre che non guasta, sicuramente darà un aiuto. Qualora questi due testi che vi faccio rivedere, eccoli qui, uno e due, qua c'è l'altro, più le sacre scritture, non dovessero bastare, ragazzi, qui vi aiuto io e vi svelo anche la mia identità segreta. Molti di voi forse ci avranno già fatto caso, perché sono abbastanza conosciuto, e qualora aveste dei problemi e vi rifiutassero, ricevete quella brutta email in cui vi dicono le faremo sapere, vi dicono anche magari la posizione è già stata impegnata, mi contattate privatamente e ci penso io, perché in realtà, come molti di voi già avranno notato, perché si vede e non l'ho potuto nascondere a molti che già l'avranno riscontrato, io sono Hitman. Voi non ci avete fatto mai caso, solo alcuni l'hanno notato, ma sono lui. Quindi ragazzi, se non vi fanno una bella proposta lavorativa e il colloquio dovesse andare male, chiamate me, ci penso io, risolvo tutto io. Ciao ragazzi, era uno scherzetto, così magari fossi io e ci pensate. Iscrivetevi al canale, altrimenti verrò a casa vostra, vi farò visita. Ciao ragazzi, alla prossima. E Sara, farò un po' di pubblicità per il tuo canale, perché è molto interessante, non lo sto facendo per senso di ricambio perché ti sei iscritta, ma è bellino, è ben fatto, anche tu come me dovrai crescere un pochino e dovrai migliorare, sicuramente questo lo sai già. Ti auguro un grande in bocca al lupo e un sentito ringraziamento a tutti voi ragazzi, che ho fatto da poco l'aggiornamento per i video in cui ringraziamo per i 100 iscritti, stiamo quasi arrivando a 200, quindi un bacione a tutti voi e grazie ancora, alla prossima, ciao a tutti.